Siamo alla Casa degli Artisti, è cominciato finalmente Esprimarte, un palcoscenico di talenti giovani dai 18 ai 35 fondamentalmente, ma possono venire anche altri ad ascoltare, e abbiamo cominciato con il cinema e abbiamo avuto l'onore di avere Gianni Di Gregorio con noi, regista ormai famosissimo, in realtà lui vorrebbe essere meno famoso perché è una persona molto discreta, e ha fatto per una vita di tutto nel cinema, soprattutto lo sceneggiatore, e ha debuttato a una certa età con, come tutti voi sapete, con Pranzo di Ferragosto, e quindi c'è stato poi questo incontro qua alla Casa degli Artisti con un po' di gente. Sì, io vi ringrazio, sono contento di essere qua a contatto con i giovani che poi sono il futuro, no? Io sempre tendo comunque a lavorare con i giovani perché poi ti restituiscono l'energia che piano piano diminuisce, insomma, è una regola proprio. E quindi sono molto contento. Che bello. Ma nel tuo cinema, sia Pranzo di Ferragosto che Gianni e le donne, che l'ultimo di Melotese, Buoni a nulla. Che Buoni a nulla. Ecco, in questi tre film che tu hai fatto nel giro di brevi anni, insomma, perché questa voglia di essere regista, insomma, ti è esplosa a un certo punto con Pranzo di Ferragosto, che ha prodotto il tuo amico Matteo Garrone. E ecco, tu hai utilizzato giovani nel tuo cinema? Ecco, ti dico la verità, sì, perché io in realtà, ti dico la verità Andreina, ci ho messo molto tempo per fare la regista. Io quello volevo fare il regista, solo che ci ho messo anni perché per il mio carattere così timido, eccetera, quindi si può anche evitare di aspettare tutto questo tempo se uno è un po' più deciso. Io ci sono arrivato facendo tanti percorsi, però poi a un certo momento, proprio nel centro della mia vita, ho capito che la forza era proprio nel lavorare con i giovani, nel tornare a un cinema semplice, sperimentale, proprio al divertimento, che era quello che io avevo nel cuore quando ho cominciato. Certo. E quindi sì, ci sono sempre comunque dei giovani. Se pensi, il musicista del Pranzo di Ferragosto aveva 22 anni. Bellissimo. E tutti mi dicevano: no, sei pazzo, cosa fai? Ma io dico: ma questo per me è un genietto, cioè, 22 anni. Certo. Ma senti. E quindi praticamente mi sono battuto tante volte, anche perché poi trovi nuovi talenti che ti restituiscono. Claro. Qui nelle Marche mi sembra che c'è un bel fermento, sia la Film Commission che funziona, ma c'è un bel fermento di musicisti, di registi. La prima giornata del corso abbiamo avuto Gianni Di Gregorio, Nicola Sorcinelli e Claudio Sorace, che hanno raccontato la macchina cinema e hanno fatto vedere anche delle clip, delle opere, eccetera. Ecco, ti sembra che qui nelle Marche, magari chissà, il quarto film, potresti pensare di venire da queste parti? Perché no, è un posto meraviglioso che io amo molto e che conosco abbastanza, quindi perché no, magari. Bene, allora perché no? Grazie. Yeah.